La campagna vaccinale over 80 oggi, domenica, prende il via anche a Controguerra. Sindaco, proviamo a dare i primi numeri di questa giornata di oggi. Sì, oggi per noi è stata la giornata della vaccinazione, abbiamo iniziato alle 9 del mattino e quindi fino adesso abbiamo vaccinato circa 108 nostri concittadini ultra ottantenni. C'è stato un afflusso ordinato, abbiamo fatto delle programmazioni, quindi abbiamo programmato l'intervento dei nostri cittadini per fasce orarie e devo dire molto ma molto bravi tutti gli operatori sanitari, dal dottor Mucciconi che è il direttore sanitario, ma tutta la squadra che ha portato dietro veramente professionali. Grazie alla Protezione Civile, grazie ai nostri volontari, abbiamo accolto nella nostra sala consiliare che abbiamo trasformato per l'occasione, quindi il centro per fare i vaccini, quindi abbiamo rincontrato i nostri anziani tutti contenti e quindi prima giornata vaccinale sono tornati a casa con l'augurio che insomma che scompare sempre più velocemente questa pandemia. Ecco, Sindaco, come abbiamo fatto un po' negli altri paesi, le chiedo qual è la situazione a Controguerra dal punto di vista della diffusione dell'epidemia. In questo momento i dati mi dicono che ho una o due persone in isolamento, quindi risultati positivi al Covid, quindi i numeri del contagio sono veramente bassi, però io dico sempre questo, non amo dare i numeri, perché non dobbiamo mai abbassare la guardia e contro il virus dobbiamo usare solo la nostra saggezza e responsabilità. I numeri sono bassi, però io dico non abbassiamo la guardia, mai. Finché non saremo tutti vaccinati, non ci toglieremo la mascherina che ci dicono che ce la possiamo togliere, allora a quel punto è finita la pandemia.